Allora, questa sera siamo davanti alla serie del Rione Fornaci. Questa serie di cui se ne è parlato tantissimo, di un'inaugurazione poi fatta il 3 marzo, e volevamo curiosare un pochino all'interno di questo magnifico rione per vedere cosa stanno facendo e soprattutto per scoprire questa serie di cui tanto se ne parla, giusto Rita? Assolutamente sì, io sono proprio curiosa di capire dentro quello che stanno facendo. Sì. Andiamo, dai. È permesso? Oh. Ah, allora abbiamo tutti i fornaciari in un colpo solo. Il capitano Moreno Massucci. Buonasera, benvenuti. Noi siamo venuti a vedere questa sede di cui tanti parlano a Santa Maria nell'ultima settimana, la sede, la più grande inaugurazione di questo ultimo momento. La più grande sede. Sì, abbiamo lavorato questo periodo, sono mesi che stiamo lavorando per questa nuova sede, ci siamo trasferiti dalla sede in via Becchetti a questa perché abbiamo ritenuto necessario adeguare gli spazi a quelle che sono le esigenze del rione, che non sono solo esigenze di conviviale, di aggregazione, ma anche esigenze di lavoro, cioè quel lavoro che serve per preparare la festa. Quindi avevamo bisogno di spazi per la sartoria, di spazi per l'officina, di spazi adeguati per la sala riunioni e anche di spazi aggregativi come momento di conviviale, stare insieme con i bambini, con tutti noi, con i rionali, eccetera. Quindi ci siamo messi sotto, grazie a tutto il lavoro che hanno fatto questi signori qui e altri amici che sono di là, da altre parti adesso lavorando, abbiamo realizzato quello che vedete in questa parte, ma che poi vedrete nell'altra parte della nostra sede. Lavoro manuale, chi ha fatto le pareti, chi ha fatto le tende, chi ha trovato i mobili. Abbiamo messo insieme un po' le nostre forze per arrivare a tutto questo, quindi siamo, come dire, soddisfatti, anche un pochino orgogliosi di questo obiettivo. Sicuramente Rione Fornaci, diciamo, è ormai noto per il grande spirito di aggregazione e la forza del gruppo lavoro, quindi sicuramente è anche grazie a questo che si è avuto questo grande risultato, no? Di lavoro, diciamo, nell'unione della forza di tutto il gruppo, che è quello che vi contraddistingue da tempo. No, beh, è una prerogativa di tutte e tre rioni, ogni rione sta lavorando per cercare di dare una dimensione anche di spazio alla propria aggregazione, quindi è un lavoro comune, insomma, è un obiettivo comune e ci fa piacere, insomma, condividerlo anche con gli altri. Poi la sede è una sede, come dire, ci teniamo a dire che è una sede anche aperta anche altre associazioni che vogliano magari utilizzarla come momento di riunione di qualsiasi altra cosa, ma si presta anche a ma questo adesso, è un momento di condivisione. Facendo? Che stanno facendo adesso? Noi eravamo in riunione, la riunione del Consiglio, per discutere alcuni punti e in particolare i due elementi su cui stiamo lavorando per la festa sono il corteo, le scene e ovviamente i giochi, perché la festa si sta approssimando, insomma mancano operativamente un paio di mesi, quindi abbiamo un copione, ovviamente siamo partiti da un'idea, non so se si dà conoscenza, la conosci Giacomo? La nostra idea? L'idea te la posso dire. L'idea l'avevate leggermente, solamente velatamente accennato durante una serata con i priori insieme a tutti i vari rioni dove abbiamo fatto sotto la festa di Sant'Antonio, però vorremmo scendere un po' più sul dettaglio adesso. Allora, di questa cosa. Ecco, già sento dei no, sento dei no. Non si può. Allora, leggermente di più. Allora, in quella serata avevamo detto due righe su quella che era il tema. Stasera potremmo dire tre righe su quello che è il tema, che è sempre letteratura dell'Ottocento. Quindi noi svolgeremo un corteo richiamando degli elementi letterari, degli artisti, diciamo, dell'Ottocento, declinandoli in vario modo, poi si vedrà, insomma, chi partecipa alla festa vedrà. E poi le scene partono da un personaggio molto importante per l'Italia dell'Ottocento come poeta, come figura poetica, come figura anche di una possenza culturale notevole, che in qualche modo ha dei legami con Santa Maria, e abbiamo voluto declinarlo con momenti di fantasia che ci siamo inventati cercando
di intuire o di richiamare la sua poetica, insomma. E Rita, quindi... insomma, questi fornaciari sono sempre più velati, mistici. Molto carichi di energia, sempre molto positiva, e poi sono sempre un bellissimo gruppo. Io non li trovo sempre molto, molto uniti, e quindi è una grande forza. Ma di qui, qui siamo, guarda, lo devo dire, adesso li dovrei citare tutti perché meritano tutti una citazione, a partire dal vice capitano, che voglio dire è una colonna che adesso è impegnato con il gioco del tiro alla fune, Roberto, Nicola, Mara, Alessandro, Laura, Mauro, Annalisa, Giovanni, Nicolò, lì vedo Gwendalina, Cesare, Chiara, e questo chi è? Ah, Pasquale, il grande Pasquale. Io li ringrazio perché il lavoro che stanno facendo, che hanno fatto, che stiamo facendo è veramente impegnativo. Ci ha visti e ci vede insieme anche nello scoprire nuove cose, perché quello che stiamo affrontando sono elementi di novità. L'Ottocento, anche storicamente, voglio dire, non è che siamo tutti dei professori, quindi la festa ci ha dato l'occasione per entrare in questo quadro storico molto importante, il Risorgimento, l'Unità d'Italia, tutta una serie di elementi importanti che con l'organizzazione ci stiamo approfondendo anche nei dettagli. Quindi quest'anno abbiamo la letteratura, l'anno scorso abbiamo fatto un personaggio che è il Brigante Cinicchia, un personaggio qui locale, molto forte anche questo personaggio. Devo dire, ci siamo divertiti tantissimo lo scorso anno, e quest'anno ci divertiremo altrettanto, perché lo scorso anno abbiamo recitato tutti i personaggi che costituivano quella storia legata al Brigante Cinicchia. Ognuno di noi ha fatto una parte, ognuno di noi vergognandosi, provando anche timore e paura, è sceso in piazza a partire da me e abbiamo potuto fare quella rappresentazione. Questo ci ha soddisfatto molto, al di là dell'esito poi del giudizio dei giudici, che ovviamente sono stati chiamati a giudicare i tre rioni. Noi ci siamo divertiti sia nella preparazione che in quella serata e in quelle serate. Altro elemento importante su cui stiamo lavorando con Michele Scotoni, che in questo momento non c'è, è l'organizzazione dei giochi, che l'anno scorso abbiamo vinto, questa una... ma adesso qualcosina... Spesso qualcosina... ecco. Quindi anche lì con i ragazzi, poi inizieranno a breve le preparazioni per i giochi degli adulti, i giochi di moglie, quindi ci stiamo organizzando anche per questa parte. Forse ho chiacchierato troppo, quindi adesso secondo me approfitto del nostro orgoglio insieme agli altri miei amici per visitare altre parti di questa sede. Infatti io e Rita volevamo vedere finalmente questa sede. Le chiacchiere diventano un po' concretezza. Perfetto, Un applauso al capitano! Prego, sì, faccio, Rita. Ok. Prego, faccio strada. Allora, questa è una zona comune. Questo è l'ingresso, ovviamente, dove vale la pena sottolineare i murales fatti da Nicola Barili. Lui ha questa passione dei murales, ha cercato di interpretare il nostro simbolo goliardico, che è la fornace aggressiva che rappresenta il gruppo giochi, inserire in una cornice che è la Basilica di Santa Maria degli Angeli, quindi un richiamo alla nostra angelanità. Questo è un elemento. Da questa parte diciamo è quello più festaiolo, quello del locale, dello spazio diciamo aggregativo, che è da quella parte, dove c'è questa fornace che rappresenta un momento di bere qualcosa, eccetera. Quindi sono... Poi ricordiamo il colore che contraddistingue il rione, il colore il nostro giallo, assolutamente giallo. Vitaminico. Vitaminico, sì, con la vitamina C, esatto. Adesso andiamo, io direi in sartoria di fare un salto, così... Questo è il cuore. Prego. Buonasera. Vi abbiamo trovato mentre proprio siete al centro del lavoro della sartoria. Spiegaci. Allora, io di sartoria non ci capisco niente, se non rammendare qualche bottone che ogni tanto si stacca dai pantaloni. Comunque stanno preparando quelli che sono gli elementi, i costumi per la festa di giugno. Io chiamerei Mara, perché Mara è responsabile, diciamo, insieme alle altre nostre amiche della sartoria. Mara, vieni pure.
tu che sei esperta. Buonasera. Ecco. Buonasera. Siamo contenti di essere venuti a vedere quello che fate e a farlo vedere poi anche a casa, perché molti si chiedono che cosa fate in questo periodo nell'attesa della festa. Allora, in questo momento stiamo elaborando degli abiti da popolana, partendo dalle cose più semplici. La sartoria è nata in questi giorni, quindi ecco, stiamo iniziando adesso i nuovi lavori. Ho delle amiche rionali eccellenti, spettacolari, che non vedono l'ora di iniziare a fare qualcosa, e ci avventureremo anche in questa cosa dei costumi in maniera molto anche fantasiosa, rispettando comunque la storicità del periodo. Ma avete anche frequentato un corso di sartoria teatrale appositamente fatto per aiutare la festa? Stiamo facendo un corso di sartoria teatrale, io e altri responsabili delle sartorie degli altri rioni. Siamo quasi alla conclusione, domenica ci sarà lo spettacolo a Assisi, e abbiamo imparato questa cosa della sartoria storica, il taglio storico e i vari modelli da presentare per questo concerto di lirica che si terrà domenica. Molto interessante e molto a livello anche culturale. Quindi domenica potremo anche vedere realizzati dei costumi fatti anche da voi? Sì, i costumi li abbiamo fatti anche noi insieme ad altre persone di Assisi, noi abbiamo collaborato insieme ad altre persone, è venuto fuori un bellissimo lavoro, dei bellissimi costumi che poi si vedranno anche domenica. Complimenti a tutti. Grazie, complimenti a loro, sono loro. È la passione, è la passione e il divertimento soprattutto. Allora io ho detto questo, adesso potremmo anche aprire una sartoria della serie, no? Facciamo qualche abito, no? Qualche pantalone, qualcosa, che ne so, così qualche rammendo come economia. Io, adesso dove andiamo? Io passerei lì che c'è l'officina, che infatti vi sento che stanno lavorando. Dietro questa porta, c'è un'officina. C'è un'officina. Proviamo? Vai. Permesso. Buonasera. Ah, ma qui è operativo al massimo. Ragazzi, che cosa state facendo? Magari interrompiamo. Corrado, vieni a spiegarci quello che state facendo. Aspetta. Che stai facendo? Ruoti per i carretti, per i giochi? Sì, per i giochi. Perché i giochi sono... Il carretto per i bambini, stavo modificando le ruote, l'ho fatte piene, di ferro pieno, almeno non si rompono. E queste ruote andranno sopra i portili della strada principale? Sì. Quindi è anche un po' pericoloso? No, non si rompono almeno. Ah, non si rompono? No, scherzo. Stiamo facendo delle cose per la struttura che ci serve per la festa. Bene, e viene fatto tutto qui dentro? Sì, tutto qui. Siete capaci? Ci proviamo. Mauro, siamo capaci? Ci arrangiamo. Non è un problema. Tutto il materiale chi l'ha fornito? È tutto merito di amicizie che hanno... Sì, amicizie che ci danno la loro disponibilità. Una cosa bellissima questa, ancora di più. Ovviamente il materiale principale viene acquistato man mano che serve, e le economie del rione sono in mano a noi rionali, che contribuiamo personalmente, insomma, per sopperire alla necessità del rione stesso. Questa è veramente una bellissima cosa. Allora li lasciamo lavorare. Grazie. Grazie. Andiamo, ci sono altri locali. Vorrei farvi vedere la zona conviviale, dove pure presumo ci siano i bambini che stanno giocando. Ciao. Ciao, buon lavoro. In bocca al lupo. Complimenti, buonasera. Questo questo è lo spazio che definisco di svago, di ozio, di gioco, soprattutto per i bambini, i nostri figli, che vanno a completare proprio questo spazio della famiglia Fornace. Insomma, ci piace definirci una famiglia perché ci sono i figli, ci sono tanti elementi che rappresentano la famiglia, e quindi mi piace questo termine. Questo è lo spazio principale che abbiamo voluto attrezzare, come vedi, con dei tavoli, con un divano,
con un gioco, con le freccette. Ma la cosa bella proprio che si nota è che la famiglia viene qui in sede, quindi viene la mamma, il papà, i figli, sì, e stanno comunque insieme, sì, sì, condividono, sì, questa, sì, cosa. Tutti i rionali che vengono qui per svolgere il lavoro di preparazione sanno che qui possono venire con tutta la famiglia, che non è, anche se non fa parte del rione, ma trovare uno spazio dove star bene, insomma. Ma qui c'è anche il bar, però? C'è uno spazio che è dove abbiamo qualche bevanda, acqua, cose del genere, per poter rifocillarci nei momenti di fatica e di baldoria. E di baldoria, e di baldoria, sì, baldoria. Esatto. Complimenti sempre. Grazie, grazie tanto. Chi c'è qua dietro? Pasquale, Pasquale. Pasquale, Pasquale. Michele, Michele. I lavoratori. Michele. Pasquale, vieni qua, vieni qua. Pasquale. Vieni qua, Pasquale. Vieni qua. Pasquale, Pasquale. Allora, racconta che cosa fai all'interno del rione. Io sarei mezzo responsabile dell'officina. No, mezzo. Cioè, mezzo o intero? Mezzo. In base all'altezza sarei mezzo. Non esiste. Io insieme agli altri compagni, tipo Cannelli, Mauro, siamo un branco, insomma, siamo tutti insieme e cerchiamo di fare il meglio possibile per questo rione. È questo. E lo fanno bene. E lo fate bene. Veramente. Ci mettiamo il nostro massimo, daremo il massimo. Queste cose. Veramente mettiamo il massimo, questo lo confermo. Sotto le sue direttive. No, io non sono in grado di dirigere. Assolutamente. Lui, oltre ad essere un ottimo capitano, è anche un ottimo amico, quindi questo lo volevo precisare. Beh, devo dire che queste parole mi fanno piacere ogni tanto quando capita. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a Rione Fornace. Allora, ci sono altri locali? Perché è veramente grande. No, ma vabbè, no, lo lasciamo. Il magazzino è un magazzino. Dai. Non, questi sono gli spazi principali. Allora, grazie a Rione Fornace, grazie, per l'ospitalità. Grazie, Giacomo. Grazie, Moreno, sempre gentilissimo e piacevole. Grazie, Rita. Ciao, Moreno, grazie ancora. Grazie. Ci vediamo a giugno. Sì. In effetti dobbiamo ricordare anche la data, perché l'edizione 2018 sarà dal 9 al 17 di giugno. Poi il programma ancora da definire, però la data sarà quella. Sarà quella. E l'appuntamento adesso sarà presso le sedi dei prossimi rioni, quindi state collegati.